Una lettera aperta al presidente dell'amministrazione provinciale Pillon per denunciare quelli che hanno definito atti antisindacali. È l'inizio di una nuova vertenza che riguarda oltre 800 dipendenti. Sentiamo al proposito l'intervista realizzata da Sandro Terrani. E si è riaperta anche con toni accesi la conflittualità fra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione provinciale. Questo è dovuto al fatto che ancora non si riesce a dare una definitiva soluzione al problema innanzitutto della pianta organica. Noi abbiamo disponibilità di posti in provincia, abbiamo la possibilità di assumere gente e di riconvertire i posti per il personale interno, però di fatto ci sono state negate le norme per arrivare all'accesso a questi posti. L'ente in questo momento non ci considera, va avanti per la sua strada, interpreta in maniera molto soggettiva questa nuova legge sulle autonomie locali, la legge 142, e di fatto esautora il sindacato da questi compiti. State per verificare la disponibilità e le posizioni delle forze politiche. Se la cosa non vi soddisferà, quali saranno i passi che compierete? Noi reputiamo che le forze politiche siano intelligenti al punto di aprire un confronto a tutto campo, cioè tutte le forze politiche con le organizzazioni confederali di categoria. E a questo punto io reputo quasi assurdo arrivare a un'occupazione della sala consiglio, alla mobilitazione generale dei lavoratori, però se questo sarà necessario sicuramente non ci tiriamo indietro, anche perché questa partita ce la vogliamo giocare fino alla fine.